Buongiorno ragazzi, ebbene sì, non ve l'aspettavate, eh? Con un secondo video questa settimana, che sta succedendo oggi? Raga, I'm back to uploads, ho letteralmente trascorso veramente un periodo intensissimo per Kaizen e con tutto quello sul backend direi, ma adesso I'm back perché mi mancate su YouTube e mi manca fare video e mi manca avere il vostro feedback, quindi è così che ci siamo, I'm back. E parlando di back, volevo darvi qualche consiglio pratico su come allenare al meglio il dorso, in particolare il gran dorsale, e vedrete che con i prossimi video informativi farò un piccolo shift. Per chi mi segue da tanto tempo lo sa che io ho sempre portato, diciamo, una teoria scientifica e continuerò a farlo perché quello è, diciamo, la mia impronta, il mio marchio. Allo stesso tempo ci può essere una differenza tra tutta la teoria scientifica e la media scientifica in generale, come andremo a vedere in un prossimo video, e l'applicazione pratica. E per me, per ottenere i migliori risultati, è sempre bene avere un mix di entrambe le cose, quindi capire il perché di alcune scelte che facciamo dal punto di vista teorico, ma poi passare alla pratica, perché alla fine la pratica è dove noi possiamo veramente mettere in pratica dei consigli che sono utili e che ci facciano effettivamente in pratica ottenere maggiori risultati e maggiori stimoli dai nostri allenamenti. Quindi oggi volevo parlare del back, e in particolare non sarà una guida completa del back, voglio anche fare un video che sia una guida completa, proprio magari di 20-30 minuti parlando di tutto, ma una piccola, diciamo, un processo mentale che faccio, che magari vi può aiutare anche a voi a scegliere i vostri esercizi, a selezionare cosa andare a lavorare. Noi guardiamo la schiena tua, nostra, di un atleta. Come possiamo scegliere alcuni esercizi e invece che altri? La cosa principale che faccio sempre io con me stesso e con, ad esempio, dei ragazzi che seguo, metto in questo momento Dario, uso te perché ti sfrutto un po', dato che c'hai comunque una schiena e dei dorsali pazzeschi, metto in questo momento sullo schermo. Quando io vedo una schiena del genere, e letteralmente dobbiamo decidere insieme che selezione di esercizi fare per andare a migliorare appunto una posa, un back pose o comunque l'estetica della schiena. Magari per chi è principiante mi dirai, ti guardi alla schiena, fai una foto e dici ok, devo migliorare tutto, ma per gran parte di chi si allena da qualche anno solitamente fai, dice, ad esempio una foto alla schiena e tendenzialmente ci sono due cose: una, la larghezza, ok, in termini di V-shape, e questa larghezza è soprattutto definita da quanto è sviluppato il nostro gran dorsale, ok. Secondo è quanto è spesso, diciamo, la regione dell'upper back, che comprende i trapezi, i romboidi, il deltoide posteriore, altri muscoli, diciamo, dell'upper back. E terza, gli erettori della spina, che sono praticamente due salsicciotti così che fanno tutta la schiena. E queste tre cose insieme, questi tre, diciamo, sezioni, sono ciò che veramente impattano e creano questa nostra schiena e appunto questo spessore e questo V-shape. Ora, invece di semplicemente seguire e selezionare gli esercizi o dire ah, il mio coach ha messo il rematore, ah, oggi mi va di fare il rematore, proviamo a capire quando andresti a scegliere quale tipo di esercizio. Ad esempio, guardando un back pose che può essere di Dario, per me personalmente c'ha la colonna e gli erettori della spina molto sviluppato. Questo anche perché facciamo un sacco di movimenti hip hinge, tipo lo stacco, stacco rumeno, SLDL, eccetera eccetera, tutti questi movimenti che sono, appunto, che fanno perno sull'anca, quindi si chiamano hip hinge, e in cui praticamente vai veramente a colpire gli erettori della spina, per non parlare anche un pochino dei trapezi, ma soprattutto gli erettori della spina. Quindi se a te ti mancano i salsicciotti, devi essere sicuro di includere un hip hinge e di progredire, sovraccaricare col tempo qualsiasi movimento in cui praticamente fai perno dell'anca, quindi qualsiasi movimento dove letteralmente mandi indietro il sedere e fai perno con l'anca. Questo è la prima cosa. Seconda cosa è, guardo alla regione dell'upper, ok, e dico, è sviluppata, è poco sviluppata, è più sviluppata rispetto ad altre sezioni della schiena? Se è poco sviluppata, è lì che vado a fare e mettere gran parte del focus su trapezi, sulle remate più alte, e in cui soprattutto faccio attenzione alla posizione dei miei gomiti. Quindi praticamente qualsiasi tipo di movimento per il back, se noi siamo larghi coi gomiti, andiamo veramente a enfatizzare la contrazione alta, diciamo, con i gomiti belli staccati dal corpo, è lì che andiamo ad enfatizzare di più l'upper back e la regione dei trapezi, eccetera eccetera. Poi con i trapezi ovviamente puoi anche fare dei monkey shrugs, che sono uno dei miei esercizi preferiti, che sono praticamente un mix tra un'alzata posteriore e i dumbbell shrugs, e vai a colpire il trapezio.
Quindi, se quello fosse il caso tuo, un sacco di rematori, anche diverse tirate verticali, quindi pull down o pull up, eccetera, eccetera, in cui veramente stai più largo con i gomiti e provi a immaginare che stai schiacciando qualcosa, diciamo, qua nell'upper back. Può essere, che ne so, pensa che stai schiacciando un uovo e lo vuoi letteralmente distruggere. Invece, se guardando il back post dici, guarda, lui è un botto sviluppato sopra, ma gli manca proprio il V-shape, e secondo me tante persone che vengono da me e con cui lavoro, diciamo che un V-shape è una delle caratteristiche più estetiche per il fisico e è uno dei delle piccole modifiche o di quello che puoi andare a far crescere particolarmente per subito cambiare e avere un'altra impressione, diciamo, del tuo fisico, è proprio il V-shape. Il V-shape è determinato soprattutto dall'ampiezza di quello che è il gran dorsale. Per allenare meglio il gran dorsale, tutti gli esercizi in cui veramente invece di tenere i gomiti larghi li tieni vicini al corpo e pensi a portare ad esempio il gomito nella tasca davanti o dietro dei pantaloni, quindi è come se tu ti immagini di strusciare per terra con quel gomito quando vai a fare un'esecuzione e tieni tutto veramente molto vicino alla schiena. Uno dei miei esercizi preferiti, che faccio veramente sempre praticamente, è il lat pullover. È un esercizio che, se riesci a fare bene e sentire bene, cambia veramente tantissimo e riesci a colpire molto molto bene una delle funzioni primarie biomeccaniche del gran dorsale, che è proprio l'estensione della spalla, ok? Che pochissimi altri movimenti o altri esercizi, tipo un rematore classico, non hai quel, diciamo, ampiezza del ROM in una funzione principale biomeccanica, che è appunto l'estensione della spalla. Quindi il lat pullover è veramente ottimo per l'ampiezza del movimento e per andare a targetizzare il gran dorsale. Molto molto consigliato, che provi tipo tutte le diverse attaccature, le maniglie diverse, perché magari tu lo senti ancora meglio con una sbarra EZ, o magari lo senti se lo fai singolo, o magari lo senti con la sbarra dritta, o magari lo senti con la corda. La cosa fondamentale è che ti immagini a portare i gomiti il più basso possibile, come se stessi strusciando con l'avambraccio per terra e quasi twistando un pochino, quindi con una flessione laterale del tronco, per veramente andare a sentire quel gran dorsale che si attiva. E infatti lo puoi provare a fare anche con un seated cable row. Quando tu fai il row, invece di tenere alto il gomito, lo tieni molto stretto. Quando allunghi al massimo e contrai, durante la contrazione, se ci aggiungi una piccola flessione laterale del tronco, vedi come riesci veramente a sentire il gran dorsale, che tipo si infiamma tantissimo. Quindi ti consiglio di provarlo veramente. E quindi farei sicuramente un lat pullover e ci aggiungerei qualsiasi, appunto, rematore, che sia orizzontale, verticale, eccetera, eccetera, dove ti immagini veramente a portare i gomiti in basso e verso la tasca tipo frontale dei pantaloni, e così andrai a colpire ancora di più il gran dorsale. E io penso generalmente che in quest'ultimo periodo la mia schiena e semplicemente la mia, tra virgolette, possenza, o comunque mi sento più spallato, gran parte di ciò è proprio perché sto veramente colpendo sempre, quasi sempre, con lat pullover il mio gran dorsale, lo sto sovraccaricando, e quindi penso il gran dorsale si stia un attimino ampliando, dandomi questo V-shape. Questo è un video non super completo, solo qualche consiglio molto rapido, e fatemi sapere se vi è piaciuto. Ne porterò molti altri, sia appunto in pratica che teorici, e ogni tanto pensavo di metterci dentro di nuovo questi informativi, perché mi piace un sacco farli, e con i tips pratici potete letteralmente andare in palestra, applicarlo, notare che sentite molto meglio il muscolo in questione e avere risultati più rapidi. E niente, torneremo ovviamente anche con i vlogs in giornate in cui non sono così tanto fucking preso, perché è difficile combaciare tutto, ragazzi, scusate per l'assenza veramente, spero che mi capiate tanta roba a cui devo pensare, su cui devo lavorare in the backend, e non sempre YouTube ce l'ho fatta a rendere una priorità. Ma se voi mi date un buon feedback nei commenti con i like eccetera, e ve lo chiedo veramente per favore, perché siete il mio ossigeno e mi spingete, mi spronate a uploadare di più, io vorrei uploadare lunedì, mercoledì e venerdì, facendo un mix di informativi, un mix di allenamenti come avete visto l'ultimo con Danny, un mix che magari c'è un vlog a settimana o un full day of eating in cui vi porto con me durante tutta la giornata. Quindi veramente, se vi è piaciuto, vi chiedo il like, il commento, e apprezzerei un casino. G is back, regà, e grazie veramente se sei rimasto con me fino a questo momento. Va tutta una bomba, ma è tantissima roba, e non vedo l'ora di parlarvene ancora meglio, perché è solamente grazie a voi che mi avete dato, diciamo, una spinta, una piattaforma per poter
inseguire i miei sogni, che è quello che stiamo facendo, è quello che stiamo creando anche con Kaizen, però è tosta, la vita è tosta in questo momento, ma andiamo avanti, così come il Keep Improving di Kaizen. Detto questo, se vi piace la felpa che sto indossando, se vi piace quella nera, se vi sono piaciuti le performance shirt dell'ultimo video, tutto droppa il 23 ottobre, domenica alle 12, e col codice Giulio questa volta avete il 10% di sconto e non il 5%. Se volete e vi piacciono, sappiate che mi state aiutando a creare un sogno. Poi quando ricevo messaggi da parte vostra o da parte di alcuni di voi che mi dicono "Gio, ho visto Kaizen nella mia palestra", veramente è un'emozione unica e stiamo creando qualcosa di bello insieme e sono molto felice che mi avete sostenuto su questa cosa e proviamo solo a migliorare. Grazie di cuore, ho parlato già troppo, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.